sono contento perché abbiamo fatto solo un turno di sera, e quindi non avevo dei gravi ferimenti, però eravamo tutti nella stessa condizione, a parte che Alessandro ha fatto qualche turno in più perché partecipa anche al National, però non sono partito benissimo, ma dopo quando ho preso il mio passo sono riuscito a fare comunque una gran gara, mi sono divertito, penso anche voi a parlarla. E devo dire che Ale è stato tosto perché comunque era a posto anche lui, era veloce, gli dava bene. E quindi niente, è stata una gara comunque una delle più belle che ho vinto perché me la sono dovuta giocare, poi credo che abbia fatto dei bei sorpassi anche dopo il curvone. Non è facile perché comunque sei a più di 260 all'ora. Quindi sono contento, spero che vi siate divertiti, volevo ringraziare comunque il circuito e tutte le persone che hanno permesso ancora una volta di fare un gran lavoro, perché la pista era perfetta, perché abbiamo girato sempre forte e non era facile, quindi anche se uno dice illuminazione, però quando i tempi sono comunque paragonabili al giorno non puoi dire che la pista non era perfetta, quindi complimenti a tutti. Grande Mico! Alessandro, anche Michele ti ha fatto i complimenti, è stata davvero una gran gara da parte tua, sei partito forte, poi c'è stato il ritorno di Michele, negli ultimissimi giri eri davvero vicino, cosa è mancato, se è mancato qualcosa per questa gara? Ma devo dire che, come giustamente Michele ha detto, che è stato tosto la gara a weekend perché ha viaggiato poco con il buio, e io ho girato sempre da solo, anche in gara, quindi quando gli ultimi tre giri erano davanti a me, col suo faro, con i catarini frangenti eccetera, non era proprio che non mi era ancora successo nel weekend di vedere qualcuno insomma davanti a me, e quindi ho fatto un po' fatica nel primo giro quello davanti a me per prendere i ferimenti, lui andava lungo quasi in tante curve e quindi andavo dietro di lui e quindi ho fatto fatica, poi mi sono rimesso giù, l'ho preso 35,9, ma non è bastato, mi ero preparato bene il carro, ho preso un limitatore perché ho chiesto un po' troppo e quindi poi non sono neanche riuscito a provare a sorpassarlo. Mi fa piacere che Michele abbia sottolineato il fatto che ho fatto qualche tour più questo weekend, ho recuperato i suoi con i piloti MotoGP settimana scorsa, quindi dai, diciamo che ho messo 1-1 palla al centro per recuperare un po' le cose, dai, nel senso, sicuramente devi dire, quando anche uno ha possibilità di fare qualche tour in più, poi in vista si vede la differenza, quando arrivi da 2 mesi di stop è sempre difficile lottarsela con i professionisti. Avevo un po' accusato il fatto che Michele avesse fatto la gara settimana scorsa, perché comunque ero al mare, lo vedevo lui che girava, e quindi ho detto perché no, il team mi ha dato carta bianca, abbiamo fatto questa gara, moto completamente diversa, d'altra parte con anche altre gomme, però quando giri cambia tutto, quindi spero che domani l'ultimo steppettino che ci ha mancato oggi. Complimenti. Luca, bentornato soprattutto a podio, perché tu eri partito fortissimo quest'anno con la vittoria qui a Misano, che effetto ti fa essere tornato a podio con questa gran bella resignazione? No, sono molto contento perché veniamo da un periodo veramente, ma veramente difficile. Mugello per noi è stato un disastro. Quindi ai test dove sono caduto all'ultimo test, a grande monito 2 moto, uno in gara 1, abbiamo rotto 4 motori per problemi che in tanti hanno avuto. E quindi arrivavamo qua con solo una giornata di test andata abbastanza male, dove abbiamo trovato delle modifiche per riuscire a risolvere i problemi che abbiamo da inizio stagione. Tu hai detto che ho vinto gara 1 della stagione, però questa è una gara particolare. Quest'anno purtroppo noi il nostro livello è inferiore all'anno scorso e ci stiamo salvando, perché a vedere le altre Honda sono tutte tanto indietro. Cioè io fin da stamattina ci ho messo tantissimo del mio. Sappiamo quali sono i problemi, non siamo ancora in grado di risolverli, però stiamo lavorando tantissimo, cioè siamo tantissime ore nel computer, la squadra, i meccanici, il sospensionista, Cristoforo, siamo sempre lì e questo è un premio, perché non ce lo meritiamo, cioè, stiamo faticando veramente tanto, gli altri ne hanno di più, però noi lo abbiamo e questi risultati mi fa piacere. Complimenti. Grazie.